Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Buttiamoci subito sulla situazione di Wall Street e nello specifico dell'S&P 500. Ieri sicuramente abbiamo registrato una seduta molto negativa sia per quanto riguarda i mercati listini americani, ma soprattutto in Europa. Un vero e proprio lunedì nero che ha visto fortissime vendite concentratesi soprattutto sui paesi periferici, in primis Milano e Madrid, da sottolineare come tuttavia il movimento sia stato decisamente ribassista anche sugli altri listini, come per esempio Parigi che ha ceduto 3 punti percentuali e performance simile anche per Francoforte. Viceversa è riuscita a ridurre le perdite la borsa londinese. Andremo comunque a discutere a brevissimo della situazione tecnica dei mercati europei. Per quanto riguarda Wall Street, anche in questo caso abbiamo registrato un avvio di settimana sicuramente in tono negativo. L'indice peggiore è risultato quello tecnologico, il Nasdaq in discesa dell'1,50% e negativa anche S&P 500 e Dow Jones. Come possiamo vedere da un punto di vista tecnico, ci troviamo ancora una volta su questo time frame giornaliero dopo l'ottima seduta rialzista a cui abbiamo assistito venerdì scorso in seguito alla pubblicazione dei positivi dati sul mercato del lavoro americano. Ieri anche a Wall Street abbiamo registrato appunto una seduta chiaramente direzionale. Dopo l'apertura in area 1506 punti, seduta chiaramente ribassista con relativa chiusura sui minimi intraday, un segnale piuttosto simile a quello che si era già configurato durante una seduta della scorsa ottava. Quindi sicuramente da monitorare con massima attenzione quello che sarà il comportamento proprio dell'S&P nella giornata odierna per avere maggiori informazioni e maggiori dettagli su quello che potrà essere successivamente il movimento nelle prossime sedute e nelle prossime settimane. Spostandoci adesso su questo time frame orario, possiamo notare come in seguito appunto alla chiusura in area 1508, ieri si sia registrata un'apertura leggermente sotto questi livelli a 1506 punti. All'inizio si è definito un movimento piuttosto laterale nelle prime ore, soprattutto durante la seduta asiatica, seduta che poi e si è manifestata molto più negativa e ribassista nella seconda parte. Con l'avvio delle contrattazioni europee in mattinata abbiamo raggiunto il primo obiettivo supporto a 1498 punti e movimento che successivamente poi si è riportato durante le ultime ore di contrattazione, proprio tra le 9 e le 10, al test della successiva area supportiva, posta proprio a 1491 punti, che come vedete ha retto queste pressioni ribassiste che si sono definite nella giornata di ieri, definendo un movimento attualmente laterale, assolutamente normale, di correzione rialzista. Leggerissima correzione, attualmente ci troviamo in area 1495 punti, da seguire con massima attenzione proprio i minimi della giornata di ieri. In caso di cedimento di 1491 punti, difatti verrebbero richiamati sul mercato con ogni probabilità nuovi venditori, facendo proseguire appunto nella tendenza ribassista registrata già nella giornata di ieri. Per assistere ad un nuovo segnale long che farebbe proseguire la tendenza di medio-lungo termine chiaramente bullish, necessario un superamento dei massimi della scorsa ottava con successivo livello di resistenza che poniamo a 1515 punti. Andiamo a concentrarci adesso sui mercati europei, dove appunto, come accennavamo in precedenza, ieri abbiamo registrato una seduta davvero molto molto negativa. Nello specifico, Piazza Affari ha chiuso con un ribasso del 4,50%, un ribasso sicuramente notevole, causato soprattutto dal comparto bancario finanziario, dove si sono registrate delle forti vendite che sono comunque tuttavia assolutamente normali, soprattutto dopo l'ottima tendenza rialzista a cui abbiamo assistito proprio all'inizio di questo 2013. Tendenza che appunto si è andata ad invertire nelle ultime ore, prese di beneficio su tutto il comparto bancario che ieri è stato assolutamente il più debole, appunto definendo questa chiusura chiaramente direzionale. Abbiamo raggiunto quelli che erano stati i nostri target ribassisti minimi definiti già nelle scorse ottave, quindi dai massimi di periodo ci attendavamo una correzione fino a 16.850, 16.817 punti, livelli che come vedete sono stati raggiunti nella seduta di ieri e successivamente anche ci siamo riportati
sotto area 16.550. Come potete vedere, inoltre, l'apertura di oggi ha fatto sì che praticamente Piazza Affari tornasse sui livelli di chiusura dello scorso 2012. Questo vedete con una leggera apertura in territorio negativo. Successivamente, immediatamente si è avuto un'inversione nel breve, proprio negli ultimissimi minuti, definendo un primo movimento di rimbalzo tecnico. Ecco, sicuramente questo è stato possibile soprattutto analizzando per esempio due titoli ad elevata capitalizzazione, come per esempio il titolo Eni, che ha raggiunto proprio qualche istante fa in apertura 17,76, un supporto statico sicuramente molto importante, e lo stesso discorso per il titolo Unicredit, che ha raggiunto un supporto di breve termine in area 4,18. Questo ha consentito proprio pochissimi minuti dopo l'apertura delle contrattazioni questa fase di rimbalzo. Situazione che è assolutamente normale dopo il fortissimo sell-off a cui abbiamo assistito nella giornata di ieri. Attualmente siamo in area 16.633 punti. Ecco, sarà possibile anche assistere ad una prosecuzione di questo tentativo di rimbalzo tecnico con primo livello di resistenza posto a 16.890 punti. Invito comunque alla massima prudenza anche nell'operatività, perché insomma non sono da escludersi assolutamente anche cambiamenti di direzionalità con la fortissima volatilità a cui stiamo assistendo nelle ultime ore, e vi ricordo che il successivo obiettivo è fissato in area 16.036 punti. Situazione ieri molto negativa anche sul DAX di Francoforte, che sicuramente è andato a mostrare i primi importanti segnali di debolezza, di deterioramento del quadro tecnico rialzista. Dopo questo movimento laterale che non è riuscito a superare proprio i massimi di venerdì scorso, andando a raggiungere, a testare quella che sarebbe stata comunque già un'area di resistenza davvero molto importante a 7.900 punti, hanno prevalso le vendite e un segnale negativo si è avuto proprio con il cedimento di 7.760 punti. Come vedete, questo ha generato un fortissimo ritorno di vendite proprio nei minuti appena successivi il breakout di questo supporto statico, definendo una seduta chiaramente ribassista. Sono stati testati i minimi di periodo in area 7.600 punti, attualmente anche in questo caso stiamo assistendo ad un rimbalzo tecnico. Attualmente il DAX si trova a 7.642, ecco, evidenziati poco più in alto i primi due livelli di resistenza importanti, 7.697 e 7.695, importantissimi livelli di resistenza che, qualora fossero testati dal futuro tedesco, potranno essere degli ottimi livelli dove rientrare nuovamente a ribasso. Anche in questo caso, detto ciò, insomma, invito alla massima cautela, perché non sono da escludere anche il ritorno, anche prima di questi livelli di resistenza, di nuove vendite, con obiettivo che poniamo a 7.525 punti. Ottimo rialzo ieri registrato sul Bund, strumento che stavamo analizzando ormai da parecchie giornate, evidenziando questa importantissima area supportiva tra 141,41, 141 e 67. E vedete come dopo questo movimento accumulativo che si era definito nelle ultime giornate, ieri si è registrato un forte rialzo. Ci siamo riportati proprio in apertura in prossimità dell'area psicologica anche di 143. Ecco, la tendenza rimane assolutamente impostata a rialzo nel breve termine, con target che poniamo a 143, 68, 144 e 25. Visto il rialzo avuto comunque nella giornata di ieri, nel breve brevissimo non è da escludersi un piccolo tentativo di correzione, soprattutto qualora i mercati finanziari dovessero riuscire a rimbalzare nei prossimi minuti. Movimenti molto interessanti anche sul mercato valutario. Partiamo innanzitutto dall'euro-dollaro, moneta unica che si è mostrata davvero molto molto forte nelle ultime settimane. Proprio venerdì era andata a definire nuovi massimi di periodo, anche leggermente sopra area 1,37. Molto importante, come avevamo segnalato ieri, però, l'immediato ritracciamento registrato proprio nella giornata di venerdì, che aveva così fatto chiudere questa candela su time frame H4 sotto 1,36,64, un segnale molto chiaro che faceva appunto presagire l'inizio di un possibile movimento correttivo. Movimento che c'è stato, è stato molto accentuato, siamo arrivati proprio in apertura della giornata odierna a perdere oltre due figure rispetto
ai massimi registrati di venerdì. Attualmente, vedete, l'euro-dollaro staziona proprio in questo istante sull'area psicologica di 1,35. Anche qui nel breve ci sarà assolutamente possibile assistere ad una fase di rimbalzo tecnico, obiettivo confermato, ribassista 1,33,53. Tutto assolutamente confermato su dollaro australiano contro dollaro americano, nonostante il movimento ribassista che si è registrato nella nottata, è un movimento assolutamente normale che porta a una correzione rispetto al rialzo iniziato da 1,03,59. Ci attendiamo un ritorno degli acquisti nelle prossime ore con obiettivo posto a 1,04,79. Vi ho confermato medesimo discorso anche su dollaro americano contro dollaro canadese. Ieri in apertura di contrattazione abbiamo avuto un retest dell'importante supporto statico a 0,99,56, da cui, come vedete, sono rientrati nuovi acquisti sul mercato. Attualmente ci troviamo poco sotto l'area psicologica di 1. In questo caso confermiamo i target rialzisti a 1,0027, 1,0044. Andiamo ad analizzare anche i dati macroeconomici più importanti per la giornata odierna. Sul fronte europeo da seguire in mattinata, esattamente tra poco più di 30 minuti alle ore 10, il dato sul PMI dei servizi europeo. Dato rivisto assolutamente invariato, 48,3 punti. 60 minuti più tardi poi sarà la volta di altri due dati piuttosto importanti, vendite al dettaglio europee sempre su base mensile dove si attende una contrazione rispetto all'ultima rilevazione e il dato preliminare dell'indice dei prezzi al consumo italiano. Per quanto riguarda Wall Street, il dato ne troviamo solo uno, un dato veramente importante da seguire nel pomeriggio alle ore 16. Si tratta dell'ISM non manifatturiero, dove si prevede una contrazione a 55,2 punti. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.